guys, buon maggio, è iniziato un altro mese pieno di avventure. Vi do il benvenuto nel mio canale, qui Chiari Ladyboss da New York. Oggi ho deciso di parlarvi di mance, dove nasce la mancia, perché si lascia la mancia e a chi si lascia la mancia, con degli esempi pratici. Siccome il discorso mancia è un discorso un po' difficile da capire per noi italiani in visita agli Stati Uniti d'America, quindi vorrei cercare di chiarire questo argomento. Si sente sempre parlare di mancia e ci si chiede perché sia così importante lasciarla negli Stati Uniti e da dove nasce. Perché si lascia la mancia a New York e negli Stati Uniti? Per mostrare apprezzamento del servizio offerto. E molti di voi si domandano: per non farci confondere, perché non viene già inclusa nel conto? La mancia non è legalmente obbligatoria, ma fa parte della cultura americana da centinaia di anni. Ed essendo un'usanza così radicata, nessuno qua si domanda perché la si lascia. La risposta a questa domanda è, come annunciavo prima, per rispetto e gratitudine. Perché se non la si lascia, si viene scambiati per maleducati. Vi faccio un esempio pratico. Qualche sera fa ero in un rooftop con dei clienti. Io facevo da tramite traducendo e ordinando i drinks per loro, che poi pagavano. Quando sono andata ad ordinare il secondo giro di drinks, il barista che ci aveva servito al primo giro si è rifiutato di servirci. Allora a me è sorto il dubbio che il mio gruppo non avesse lasciato la mancia. E così è stato. Era stata lasciata una mancia irrisoria ed è per questo che il barista non aveva più intenzione di servirci e ci stava palesemente ignorando. Abbiamo poi rimediato al secondo giro di drinks, scusandoci e lasciando la mancia anche per il servizio precedente. La mancia è radicata nella cultura americana. Ci sono alcuni ristoranti qua a New York che includono già la mancia, come per esempio Joe Shanghai, Marta, Alice Teacup, anche se sono proprio pochi questi posti che includono la mancia nel conto finale. Quando si lascia la mancia si parte solitamente dal 15% sul totale fino ad arrivare a cifre a piacere in base a quanto sia stato soddisfacente o meno il servizio. Il consiglio che do sempre, se non avete voglia di fare troppi calcoli, è di raddoppiare le tasse, soprattutto se alla fine dello scontrino non vedete la mancia suggerita. Molte volte in fondo allo scontrino si vede un suggerimento del 18, 20, 22, anche 25%, ma non sempre. Le tasse, cioè l'IVA, nello stato di New York sono di circa 8.87%, quindi raddoppiandole si raggiunge oltre il 17%, che a mio parere è una mancia onesta. Oppure potete usare un'app che vi ho consigliato in quest'altro vlog, vi lascio il link nell'info box, dove parlavo di cose da sapere prima di fare un viaggio in America o a New York. Nel caso in cui il servizio sia stato davvero pessimo, nel vero senso della parola, potrete lasciare una mancia irrisoria. A chi si lascia la mancia? La mancia si lascia a chi offre un servizio, a camerieri, a baristi. Quando si va nei rooftop, nei locali, nei club, si lascia almeno $1 ogni volta che viene servito un drink, quindi $1 a bevuta. Tassisti, tatuatori, guide, parrucchieri, estetiste. Ho dimenticato qualcuno? Invece, quali sono le origini della mancia? Da dove deriva la mancia? Nelle mie varie ricerche a riguardo, ho letto diverse informazioni sull'origine, che volevo condividere con voi. La mancia sembra essere nata nel XVII secolo in Inghilterra. Gli inglesi, nei locali, lasciavano dei soldi extra alle cameriere per assicurarsi un servizio immediato. Da qui il termine tip, mancia, anche se la sua origine è incerta. Tip o tips in inglese starebbe per to ensure promptness, to ensure prompt service. La parola tip sembra essere stata usata per la prima volta nel 1707 in un'opera teatrale e l'etimologia del sinonimo di tipping, ovvero gratuity, deriva da graciousness dal 1520. Dal francese gratuité, 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 francese non so pronunciare quindi scusatemi, o dal latino medievale gratuitas, regalo gratuito. Sembra che poi gli inglesi abbiano portato con loro questa usanza a New York e si sia poi diffusa in tutti gli Stati Uniti d'America. Dopo la schiavitù, a fine 800, tanti neri non potevano permettersi molti lavori e venivano assunti solo come baristi, barbieri, facchini. Spesso non venivano nemmeno pagati, sapendo che avrebbero guadagnato tramite le mance, ingiustamente. Ad oggi sono 7 gli stati americani che pagano gli impiegati il minimo statale prima della mancia: Minnesota, Montana, Wisconsin, Oregon, California, Nevada, Alaska. La mancia si può lasciare in due modi: in contanti o tramite carta di credito o carta di debito. Come si lascia la mancia nella carta? Ve lo spiego. Esempio pratico.
Ho per voi due scontrini. Uno è il conto totale. Il secondo è lo scontrino dove ho lasciato la mancia nella carta. Proprio ieri sera sono andata a mangiare a Bocca di Bacco, ad Hell's Kitchen, un ristorante italiano molto buono con lo staff italiano. Anzi, se andate per un miglior trattamento fatemelo sapere che vi prenoto io di persona. Il totale della cena era 67,50 dollari, che abbiamo diviso in due. Una cosa che voglio farvi sapere: quando pagate un conto, nella maggior parte dei casi potete lasciare tutte le carte che volete, o addirittura se qualcuno vuole pagare in carta e qualcuno vuole pagare in contanti potete fare la divisione in quel modo. In ogni caso, in questo scontrino, alla fine dello scontrino non c'è nessuna sezione che parla di mancia consigliata, quindi in questo caso io, come vi consigliavo prima, guarderei alle tasse, che in questo caso sono 5,50 dollari, e raddoppierei. Il doppio di 5,50 sarebbe 11 dollari di mancia. Noi siamo stati generosi e abbiamo lasciato un po' di più. In ogni caso, una volta che vi arriva questo scontrino e voi lasciate le carte di credito, facciamo finta che ne lasciate due, il cameriere se le prende e ritorna con quattro scontrini, ovvero due per una persona e due per un'altra persona. I due scontrini che avevo io erano identici. Uno è quello che è rimasto a me e l'altro è quello che è rimasto al ristorante. In questi scontrini c'è sempre una sezione con scritto tip oppure gratuity, dove voi inserirete la mancia che volete lasciare. In questo caso io ho lasciato 10 dollari e la mia amica anche, quindi abbiamo lasciato una mancia molto generosa perché il servizio è stato super ottimo, anzi c'è stato addirittura offerto anche del vino. E sotto la sezione tip c'è scritto totale e lascerete il totale calcolando la vostra parte più la mancia, che fa il totale. Di solito nel vostro scontrino c'è scritto customer sotto, in questo caso no. Nell'altro scontrino che rimane al ristorante c'è scritto merchant. Spero che questa spiegazione sia stata chiara e che abbiate capito come lasciare la mancia non in contanti e quindi con la carta. Alcuni ristoranti hanno una policy diversa e quindi magari non accettano più di una carta o più di 6 carte, a volte mi è successo, o addirittura, come vi dicevo prima, includono la mancia nel totale. Fateci caso, soprattutto se siete turisti e siete palesemente turisti, nel senso che alcuni locali, ristoranti, includono già la mancia per gruppi di più di 4 o 6, o addirittura se vedono o capiscono che siete turisti. Ho chiesto ad un paio di amici non americani di farmi sapere cosa pensano della mancia ed ho anche chiesto il parere a due mie clienti italiane. Ecco cosa dicono. Hey, my name is Josef Ander, born and grew up in Germany as a Turkish immigrant, living now in New York for 4 years and in the US for over 10 years. I personally like to tip if the customer service is great, has a positive attitude. I like to tip between 15 to 25%, and if the customer service sucks, I really give sometimes just 1% just to make a statement. I really take this very proud because I worked many years in a restaurant environment, not just in Germany, as well in San Francisco. So I, I'm always looking forward how the people are working, how what kind of positive energy they bring into the table when we at the restaurant. So yeah, these are my thoughts. But there are some moments in my life where people actually walked behind me after I walked out that restaurant and told me why I'm just giving them 1% or even 1 cent. And I told them, you know, your customer service just sucked. It was just terrible. You didn't even talk. You didn't even came here, you know. So, yeah, that's all my thoughts. Thank you. Hi there, my name is Uma and I've been living in New York for almost 11 years. So tipping in New York is out of control, to be honest. I mean, come on, 20% on any service you possibly receive, it's too much. So I think European standard is the best, where you're not expected to leave any gratuity unless you're really in love with the service you received, or you just feel generous, like Great Gatsby style, you know. Unfortunately, in New York, you will be very rude to not leave a tip, so definitely always do. But I do not agree it, even though I do it. Anyway, that's my take. Do not like it, but still do it. Custom is custom, I guess. Thank you. Hello everyone, this is Bora. I'm originally from Turkey, but I've been living in New York for 8 years now. The tipping issue was a little complicated at the beginning when I saw the bills. Having to pay 15 to 18% or maybe up to 20% was too much in my perception, because in my country back home it's usually up to 10%, and that's if you like the service. Here, if you don't pay 15 or 18%, you might end up having the waitress run behind you
asking why you didn't pay. Why you didn't tip enough, like did I do something wrong? So don't get surprised if you leave 10% or 5% tip and somebody runs after you. But at some point, I think living here for a while, you get used to it. Your perception changes about that, like for especially in the service industry, a lot of people make their living off of those tips. So for people who doesn't live in the US or just visits US occasionally, it's a little bit too high. Allora, sono qua con Vilma e Sonia, che sono in viaggio a New York per qualche giorno e voglio chiedere loro cosa ne pensano della mancia. La mancia per me va bene, io la do anche in Italia, ma la do a chi se la merita, a chi non se la merita no. Tipo, l'altro giorno al taxista non gliel'avrei data. Però l'hai dovuta dare? Ho dovuto dare. O ve l'hanno chiesta in automatico? No, la prima cosa che ha chiesto è stata la mancia. Il tassista? Sì, il tassista, un bel $12. Ha precisato. Poi $12 su quanto importo? Il 20%. 20%. 20% Con la mancia veniva 73. Comunque era un 20% di mancia. Sì, 20%. Sì, che abbiamo selezionato direttamente sul monitor. E come avete fatto a sapere che a New York la mancia è, diciamo, obbligatoria? Io l'ho letto visto su online. Tutti i siti. L'hai online, letto sul sito? Sul sì. Libretto di New York. Anche in albergo, quando andremo via, potrebbero anche chiederci la tassa. Esatto. La tassa o la mancia? Una tassa ancora in più. Tasso. Se tasso o mancia. La tassa la chiedono, la mancia sarebbe per la donna delle pulizie. Ecco, anche se non l'ho mai vista. Però di solito si lascia sul comodino. Però, siccome pulisce, si è pulito comunque, va bene. Va bene. E invece cosa ne pensate della mancia ai ristoranti? Anche no, perché la mancia secondo me è già compresa nel prezzo. Cioè, diciamo che non deve essere un obbligo. Sono un po' già cari. Cioè, mi sembra un po' eccessiva, ecco, non poi a parte che è da valutare. Forse la merita, per carità, però un obbligo... Un conto... Però la state lasciando perché sì. È costume, giusto? Sì. Sì. Comunque, vabbè... Diciamo che non lo ritengo giusto essere un obbligo e men che meno a determinate percentuali. Però paese che vai... Però esatto. Usanze che trovi. L'abbiamo letto, sapevamo di venire a New York a pagare queste benedette tax. Che è tutto molto caro, se chiamiamo le mance che è meglio, quindi paghiamo, punto. Paghiamo, okay. E pazienza, se no me ne stavo a casa mia e non pagavo le mance. Brava, infatti. Buona. Grazie basta. Mille. Prego. Grazie a te. Bye. Bye. Il mondo è bello perché è vario e sono contenta di aver chiesto un'opinione a persone diverse da me. Ora ditemi la vostra nei commenti qua sotto. Sono proprio curiosa di sapere cosa ne pensate della mancia in America. E ricordatevi il nostro detto: paese che vai, usanze che trovi. Oppure come dicono qua, when in Rome, it's spaghetti, when in the US, tip. Non facciamo fare ulteriori figuracce all'Italia e agli italiani? Mi raccomando! Lasciatela questa benedetta mancia. Per oggi è tutto da New York, Chiari Lady Boss. Vi aspetto al prossimo vlog. Bye guys!